Nuova denuncia di violenza sessuale a Milano che ha fatto riesplodere la polemica sulla sicurezza in città, la vigilia del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che è in programma domani alla presenza anche del Ministro dell'Interno Piantedosi. La donna di 31 anni violentata nel bagno di una discoteca sarà ascoltata in procura mentre le indagini vanno avanti per identificare l'aggressore. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere a circuito chiuso e dei locali lungo la strada alla ricerca del volto dell'aggressore in fuga. Un uomo di circa 30 anni vestito in modo casual. Questi gli unici particolari forniti dalla giovane di 31 anni che ha denunciato di essere stata violentata nel bagno di questa discoteca di via Padova nella notte tra sabato e domenica. In procura a Milano è prevista una sua deposizione e i magistrati potrebbero fornire ulteriori dettagli per identificare l'aggressore. Si tratta della quarta violenza sessuale denunciata in 2 settimane a Milano, a cui si aggiungono gli ultimi weekend scanditi da risse e accoltellamenti tra la stazione centrale e Corso Como. Episodi che riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza in città, con un duro botta e risposta tra il sindaco Giuseppe Sala e il governatore della Lombardia Attilio Fontana, alla vigilia del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza con il ministro dell'Interno Piantedosi e il capo della Polizia Giannini. Fontana invoca il ritorno dell'esercito tra le strade e Sala chiede più agenti a presidiare le zone della Movida. Alessandra Del Mondo, Sky TG24.